Regione Liguria sostiene con grande entusiasmo anche quest'anno l'Istituto del Servizio Civile Regionale. Crede moltissimo in questa possibilità, facoltà data ai ragazzi che magari hanno interrotto gli studi, che magari non sanno ancora, una volta compiuto il percorso di studi, che tipo di lavoro fare. Io ringrazio moltissimo tutti gli ITS che si sono impegnati nel dare modo di invogliare, di accogliere i ragazzi e insegnargli una vera e propria attività che potrebbe poi essere sviluppata nel futuro come propria attività lavorativa. Da pochi mesi rivesto, fra le altre deleghe, anche quella delle politiche giovanili e avere la possibilità anche di metterci proprio mano anche alla stessa legge, perché adesso in questi giorni, proprio al vaglio della commissione consiliare in Regione Liguria, la modifica alla legge istitutiva del servizio civile regionale, che tra le altre modifiche prevede anche quella di innalzare il limite di età ed aumentare anche la platea dei giovani che vorranno partecipare a questo istituto. Non si parlerà più di una platea tra i 18 e i 29 anni, ma saranno tutti giovani, ricompresi tra i 15 e i 30 anni. Quindi, da come si vedono anche dai numeri, ci sarà veramente modo di aiutare tanti ragazzi, soprattutto dopo il periodo della pandemia, dove abbiamo visto tanti abbandoni scolastici e sempre più diffuso il fenomeno dei cosiddetti NEET. Quindi Regione Liguria c'è e ringrazio veramente ancora una volta di più tutti coloro che collaborano insieme a noi a questo virtuosissimo progetto.